Alte, more, eleganti e talentuose sono Valentina Morelli di Colli al Volturno, Anna Galasso di Isernia e Marta Porreca di Termoli, le semifinaliste regionali che rappresenteranno il Molise alla fase finale a Canosa di Puglia e che concorreranno per il titolo di Miss Universo Italia. Ho partecipato anche ad altri concorsi, però questa era una nuova esperienza e ho voluto provarla appunto perché mi è sempre piaciuto sfilare, è sempre stato il mio sogno e quindi sono contenta di essere arrivata qua. Per me non è la prima esperienza, con Miss Universo sì, però ho fatto comunque già altri concorsi e sfilate. L'anno scorso mi sono approcciata al mondo dei concorsi di bellezza, provando a vincere la fascia di Miss Sport Givova 2022 e ho poi conseguito il titolo volando a Fano e diventando la terza finalista per la regione Molise, e questo è un altro concorso poi che ho provato a fare l'anno dopo. Una serata fra moda, bellezza, musica, arte e cabaret che ha riscosso per il secondo anno consecutivo un grande successo di pubblico ieri sera a Termoli in Piazza Monumento. Le 15 ragazze hanno sfilato in abiti sartoriali accompagnate dalla voce della cantante Lorenza Tedesco sotto gli occhi attenti della giuria. La sand artist Erika Belardo ha incantato realizzando solo con l'uso della sabbia volti e paesaggi. A far divertire la piazza con le sue imitazioni ci ha pensato Cristian Cappellone. L'evento è stato organizzato dalla Mica Production è sponsorizzato dall'azienda Cianciosi Soluzioni Edili. Termoli è bella, Termoli è attraente, Termoli è affascinante. Perché non coniugare le due cose? La bellezza di queste ragazze che hanno qualità, cultura, bellezza, fascino con la nostra città. Credo che sia il binomio più azzeccato, tra virgolette, che potessimo combinare. E perché non inserisci anche la nostra azienda che lavora quotidianamente per cercare il servizio, la consulenza, la qualità, la bellezza del realizzato. Ed ecco perché siamo qui.